Mi lancio primo maggio sta. Buongiorno. Buongiorno signore. È giornalaio lei? Sono giornalaio. Come si chiama? Dunque, il nome d'arte è dottor Baldo. Nome d'arte. Il nome è un altro. Quale? Giancarlo Baldisserra. Da quanti anni fa il tuo lavoro? Dunque, 46 anni che sono in quest'angolo, 46 anni. E un'altra decina di anni facevo lo strillone in giro per l'Italia, anche forse l'estero un po'. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei è giornalaio? Sì, sono giornalaio. Mi racconti un po' la sua vita? Ma io ho cominciato a 18 anni a lavorare con i giornali, prima come strelone, che ho fatto sulla spiaggia di Rimini, della magica Rimini, e poi ho fatto i giri per il Giro d'Italia, anche all'estero. Oh, ero il coso della Marina, cioè? con le mie battute, vendevo un sacco di roba. Racconti un po'. Molte volte, infatti, gli facevo una croce dove c'era un fatto con delle frecce e la gente beccava tutti. Era inventato allora? No, c'era anche dei fatti, però l'allargavo. Tanto vero che un ragazzino fece un tema su di me che conservo ancora, che è andato anche sulla Domenica del Corriere di tanti anni fa. E ancora quel ragazzino lo vorrei chiamare, perché adesso quando capita l'occasione trovo l'indirizzo e lo chiamo. E dopo ho fatto i giri d'Italia, ho fatto un rilancio in tutta l'Italia con giornali, ho una storia praticamente. Così, carino. Andiamo avanti. Buongiorno. Buongiorno. E lei il giornalaio? Sono io il giornalaio. Come si chiama, Baldo? Il nome d'arte è Baldo. Nome d'arte. Racconti un po' la sua vita. Io ho cominciato, sempre come prima, ho cominciato a 18 anni. Buongiorno. Buongiorno. E lei il giornalaio? Sono il giornalaio io. Di nome? Il nome d'arte è Baldo. Il nome vero è Giancarlo Baldisserra. Mi racconti un po' la sua vita. Io ho cominciato a 18 anni, facevo il falegname. Uno mi ha detto, vuoi andare a vendere il giornale? Accettai di grado. Ebbi un discreto successo, era diventato un po'... sulla Marina, l'entusiasmo. Questo in che anni? Oh, la Mariana, penso del 60, 61, 61, a 18 anni, sono nel 71. Negli anni del boom, insomma. Gli anni del boom. Dopo ho fatto un discreto lavoro, sono fatto tre inverni della magica Cortina. Anche a Cortina? Ho fatto tre inverni, ho fatto diversi giri d'Italia al seguito dei corridori. Ho fatto un rilancio per tutta Italia con un noto giornale e da 46 anni gestisco l'edicola in quest'angolo qui, da 46 anni. Buongiorno, chi è questo? Ero io, quando sembrava una grande speranza, ma dopo mi sono perso per strada. No, ero io. Da ragazzino che sembrava una grande speranza. Poi? Ma forse mancava la cattiveria. Allora non è il pugilato che... Ha preso qualche pugno buono? Ah, ne ho preso dei buoni, sì. Ne ho preso dei buoni a Nuova Feltre con un massimo di Pesaro. Mi ha girato la testa per un paio di giorni. Mi ha girato la testa. Allora, Baldo, ci racconti un po'... i personaggi famosi che ha conosciuto? Ah, migliaia e migliaia. I più importanti è Beckenbauer, Schumacher, Sharon Stone e tanti altri, Platini e tanti altri, attori, i più grandi attori italiani, stranieri, di tutti i tempi, di tutti i tipi. Ne ho migliaia io a casa, in 3-4 album. È ancora una passione che la coltivo. Tutta gente finora non ho avuto nessun... Personaggi importanti conosciuti? Qui oppure in giro? Qui, in edicola. In edicola, i giocatori che giocano, Floccari, che hanno vestito la maglia del Rimini, erano i miei clienti.
Dopo, come detto, è venuto Vecchioni, c'è un corrispondente della Rai, della Vita in Diretta, che è mio amico. Vengono diversi personaggi, vengono. Invece fuori, personaggi dello spettacolo? Oh, li ho conosciuti, mezzo mondo. Qualche nome? Ma i nomi, non so... Non mi vengono in mente, ma... Sportivi, Schumacher, Platini... Sero Stone, nel coso... Ma tanti. Presidente della Repubblica l'ha conosciuto? Scalfaro ho conosciuto, D'Alema e tanti altri. Quindi lei è conosciuto a livello mondiale, diciamo? Ma abbastanza bene, dai. Abbastanza bene conosciuto. Baldo, sì. Internazionale? Baldo internazionale, sì. Quindi personaggi strani ce ne sono? Chi torno? Ce ne sono. Qualche nome? Ma proprio uno l'altra sera era lì che mangiava la pizza, un amico di San Marino mi ha fatto aprire l'edicola. Mi ha fatto aprire tutta l'edicola e quando è ora che gli ho dato 2-3 giornali ha detto che non le voleva. Io ero alle 9 passate, ero a Sostè, a Coriano, ho lasciato la bicicletta lì, entro la spena, a perle 50-60 anni fa, ho lasciato la bicicletta lì e allora Vinciugni più la bicicletta mi ha detto monta che andiamo a Toma Chiesa, non andare a prendere, abbiamo avuto un incidente, ma ho rotto la gamba 17 posti, mi si è rotta una gamba in 17 posti, è fallita la mia carriera da calciatore, è fallita. Quindi tutto un fallimento. Oh, che maravia, non mi arrabbio mai io. Clash non acqua! Boom, boom, boom! Pazienza! Io vorrei solo un sistema da fermare gli anni e non riesco a trovarlo quello. Quello non riesco a trovarlo. Ma il resto va tutto bene! Va! Si vende tutto! Addirittura il slip! Si vende tutto! Da fare questo, da fare quell'altro! Ma le dico in basare! Non c'è l'accordo che non si vende mai qui. Non è più come una volta. Era in televisione. Quando sono in via Le Tripoli, mi semafora. Duclera Scur non si vedeva niente. Ma mi semafora e una Mariano si vedeva tutta la luce qua e là. E fongo, ho detto, ho salvato a chiesa, adesso abbiamo delle mie gente. Lei era piena di carta, perché l'ho da portarmi una mano. Era piena di carta, dico, ma fu tutto al chierto, io do il Mariane. Dopo di dire, c'è quel genere come a chiesa, in questa boutique, ma come... Quanti generi c'hai? Due. Tu. Vai bene. Hai non che sta Vergiano, era all'officina lì vicino alla Fiera Vecchia. Sei fortunato, dai. Ma sì, io devo solo trovare un sistema per fermare gli anni. Ah, io una volta qualcheduno ne sapevo, ma ormai sono vecchio, mi sono scordato di tutto. Deutsch, qualche parola che la conoscevo, adesso non mi ricordo più niente. Non mi ricordo. E io concludendo faccio gli auguri a tutti i miei clienti italiani e stranieri e tutti quelli che mi conoscono. Buona Pasqua e tante belle cose. Si ricordano che Rimini è una delle più belle città del mondo. Come gentilezza, come ospitalità, avremo con i nostri difetti anche noi, però Rimini non lo cambierei con nessuna città, che ne ho viste molte del mondo, ne ho viste.